Buonasera cari amici. Allora, io ho fatto una lettura intuitiva per la Francia e che avevo rifatto in italiano per poter passare il messaggio anche in italiano, ma stranamente ho perso la video. Quindi ci sarà un senso a ciò, ma non posso ricominciare, è troppo lungo, ma ho deciso comunque di comunicarvi nella lettura, che potrete vedere comunque le immagini perché la troverete in linea prima di questa, insomma. Vedete che l'immagine è stata messa con una bandiera, insomma, che è nera e c'è scritto lettura intuitiva, violenze, abusi. Allora, io non so perché questo messaggio si è perso, perché ho rifatto la lettura in italiano, ma è andata persa. Ok, solo che il messaggio per me è molto importante, perché per coloro che mi conoscono, voi sapete che quando ho delle visioni vuol dire che c'è un messaggio per qualcuno in particolare. Allora, cari amici, questo pomeriggio io sono andata a fare un piccolo riposo perché ne avevo bisogno. Poi, ecco, ho fatto dei sogni per me, questi sogni mi riguardano, e poi dopo ho chiesto alle mie guide se c'era un messaggio per qualcuno che dovevo passare in particolare, e mi sono venute due parole: violenza e abuso sessuale. E ho visto l'immagine di una giovane donna di circa 25 anni, carnagione bianca, capelli castani, occhi scuri. I capelli erano legati in su come un tuppo, insomma, ma questi capelli sciolti penso che arrivino sotto le spalle. Questa giovane donna era vestita o con una gonna lunga, o era una roba lunga, una veste, ma comunque molto lunga, toccava ai piedi per terra. Mi guardava e non ha avuto nessuna espressione, e poi si è girata e si è allontanata lentamente. Allora, il messaggio per le anime sensibili, direi di non ascoltarlo, perché comunque non è un bel soggetto, non mi fa piacere doverlo fare, ma comunque l'ho fatto in francese, dovevo farlo anche in italiano, mai andato perso, non so perché, ma io comunque ci tengo a portare questo messaggio perché è per qualcuno in particolare. Allora, cari amici, io vi chiedo sempre di condividere perché il messaggio possa arrivare a chi deve arrivare, e so che arriverà, anche se penso che il messaggio sia destinato per la Francia, per chi è andato perso per l'Italia. Questo detto, se avete un qualcuno accanto a voi che sapete che ha subito un qualcosa del genere, fategli ascoltare questo messaggio. Poi, se vuole guardare le immagini, basta guardare comunque la lettura in francese. Allora, cari amici, i messaggi dicono che c'è una persona, ci saranno tante persone, per carità, questi messaggi potranno servire a tutti coloro, uomini, donne, che hanno subito violenze sessuali, abusi sessuali, ma comunque questo messaggio doveva arrivare a qualcuno in particolare e arriverà. Comunque mi si chiedeva in questi messaggi, che con le carte che ho tirato, che ho visto, non era in sogno, la visione io non le faccio mai sognando, le visioni sono cosciente. E ho preso le carte che dovevo prendere, soprattutto una in particolare, e questo oracolo in particolare mi ha dato la carta del tradimento. Beh, il tradimento con se stessi, mentire a se stessi per non far faccia a ciò che si è vissuto. Quindi si chiede di riprendere fiducia nella vita, di rifarsi con fiducia e soprattutto di farsi aiutare se avete bisogno. Perché? Perché meritate di avere una vita serena, equilibrata, meritate di avere un qualcuno accanto che vi aiuti, e meritate soprattutto di essere amati, di sapere che valete tanto. Ci sono delle carte che hanno ripetuto la stessa cosa: l'equilibrio da ritrovare, di essere veri e sinceri con se stessi, di non aver vergogna, di non sentirsi in colpa. Se c'è un qualcuno che deve sentirsi in colpa e che deve vergognarsi, è il mostro che vi ha fatto subire questi abusi e queste violenze. Il messaggio poi diceva anche che se vivete ancora accanto a queste persone, o magari che sono nella stessa città, o se vivete nella città in cui avete vissuto questi abusi e queste violenze, una o più, dovete allontanarvene, magari traslocare, e per qualcuno fare anche un viaggio per cercare di mettersi in pace con se stessa. Tutto passa dall'accettazione per potervi liberare, accettare, perdonare, liberarvi per vivere una vita serena per voi, non per il mostro, cari amici, per voi. Quindi chi si chiede davvero di riprendersi il proprio controllo della propria vita in mano per poter accettare quel passato che è stato, anche se fa male, anche se vi ha ferito tantissimo. Ci sono persone che sono
isolate, depressive e che vivono davvero male quello che hanno subito. Ci sono persone che hanno vergogna e che si sentono in colpa, che si sentono valere zero, che sentono che non valgono nulla. Ora è tutto il contrario, care amiche. Parlo soprattutto per le donne perché so che questo messaggio è comunque per almeno una donna in particolare. Quindi valete tantissimo, non avete vergogna, non sentitevi in colpa, non è colpa vostra. Allontanatevi dalla persona, dal luogo in cui avete subito e cercate di ricostruire la vostra vita perché c'è un qualcuno che è nella vostra vita o che arriva prossimamente, che voi pensate che sia forse una relazione amichevole, ma in effetti questa persona vorrà un po' di più da voi e potete contare su questa persona. Probabilmente questa persona è al corrente di ciò che avete vissuto. Se non è il caso, potete parlargliene. Se la persona se ne va, vuol dire che non era quella persona lì, ma incontrerete una persona che sarà lì per aiutarvi. Questo detto, dovrete fare voi il primo passo. Ecco perché io suppongo che la persona sappia che avete subito degli abusi, delle violenze. E che voi pensate che sia una relazione amichevole, ma in effetti questa relazione cresce, sta evoluendo, ma voi non ve ne rendete conto probabilmente perché non l'accettate, perché non accettate che questa relazione possa essere oltre, anche perché avete ancora questo handicap dovuto a queste violenze. Allora, cari amici, la carta principale diceva di fare il primo passo, siete voi a dover fare il primo passo verso questa persona perché possa comunque aiutarvi a fare questo percorso di guarigione, perché voi possiate accettare e soprattutto perché voi possiate capire che non avete colpa di nulla, che non dovete vergognarvi e che valete tanto. Poi c'è uscita la carta della rabbia, del sogno e della gabbia. Allora, il primo passo che dovete fare, cari amici, è evacuare tutta la rabbia che avete legata a questa situazione che avete subito, a questi abusi e a queste violenze sessuali. Dovete evacuare questa rabbia perché se la guardate in voi vi ammalerete ancora di più e soprattutto non avanzerete più nella vita, resterete rinchiusi in questa gabbia che è la vostra propria prigione, dove soffrirete e nessuno potrà aiutarvi. Per realizzare un sogno, per riprendere il controllo della vostra vita e per potervi, come dire, riappacificare con la vita, con l'amore, non sentendovi sporchi, non sentendovi in colpa, ma sapendo che valete tanto, soprattutto per qualcuno in particolare, cari amici, dovete liberarvi e per liberarvi dovete aprire voi questa gabbia, nessuno lo potrà fare al vostro posto. Dovete riprendere il vostro volo e durante questo volo, nel momento in cui avrete liberato la rabbia che avete in voi, perché la rabbia comunque è un sentimento che vi tira verso il basso e che attira a voi che è il peggio. Se state male, starete ancora più male. Dovete liberarvi dalla rabbia e per realizzare questo sogno di riprendere il controllo della vostra vita e di rivivere normalmente, se si può dire normalmente, ma comunque lasciando dietro di sé questo passato che non deve più farvi male. Quello che è stato purtroppo è stato. Nessuno vi saprà dire il perché. Un giorno forse è una lezione karmica. È uscito tantissimo la lezione karmica e il karma. Certo che non sono belle lezioni, ma tutto arriva per una ragione. Certo non sto a dire che lo meritavate, lontana da me questa idea, però insomma è una lezione karmica. Da questa lezione dovete apprendervi ad amarvi, a rispettarvi, a sapere che valete tanto, che non dovete vergognarvi di ciò che è accaduto e che soprattutto non dovete sentirvi in colpa. E se c'è qualcuno che non ha denunciato, c'è uscita anche la carta della giustizia. Avevamo come carte principale proprio la carta primis che ho tirata, la carta del cuore del mondo. Questa carta cuore del mondo parla di aprirsi al mondo, di ritrovare un benessere, di prendere delle decisioni e il controllo della propria vita. Il mondo è uscito più volte con gli arcangeli, con gli angeli. Vi si sta chiedendo semplicemente, cari amici, questi sono i consigli che sono venuti fuori con le carte, ma non sono le carte, sono le guide che mi hanno portato a fare questa lettura, che danno questi consigli per uscire da questa prigione della quale vi siete rinchiusa in seguito a questi abusi e violenze sessuali. Dovete cancellare, evacuare la rabbia, parlarne. Se non avete denunciato, dovete denunciare perché la persona possa pagare. Magari per qualcuno sta forse già pagando. Se non è il caso, se avete bisogno di questa giustizia, allora denunciate. Questo detto, dovete comunque allontanarvi o dalla persona, se la persona sapete che è libera, che sta lontana, che sta accanto a voi, insomma, o qualcuno
qualcuno della famiglia, un amico, perché purtroppo succede anche lì, o se vivete ancora nel posto dove è successo, magari di allontanarvi, di traslocare, di cancellare questa rabbia, di togliere questa rabbia che avete dentro di voi gridando, piangendo, ma dovete evacuarla. Fatevi aiutare se non ci arrivate da soli. E realizzate il sogno della vostra vita di riprendere il controllo della vostra vita con dignità, con testa alta, andando avanti e meritando l'amore, perché ci sarà un qualcuno che sarà lì per voi. Sarà una relazione intensa e vi aiuterà tantissimo, ma per questo dovete accettarlo. Dovete essere nell'accettazione di ciò che avete subito e accettare che vi si possa amare perché meritate di essere amata. Gli altri messaggi che sono usciti fuori è che voi siete molto protetti, c'è la Trinità che vi protegge, quindi qualunque cosa vi faccia paura, sappiate che siete protetti. Dovete solo riprendere il controllo della vostra vita e per questo però dovete comunque aprire voi la gabbia di dove siete chiusi adesso. La persona che vi ha fatto del male o la denunciate perché paghi, se non sta già pagando, se poi non volete farlo. Andate lontano da questa persona, insomma, se sapete che sta nei paraggi, se, che ne so, o anche semplicemente allontanarvi dal luogo da dove è accaduto, per potervi aiutare. Quindi, cari amici, questi sono i messaggi. Scusatemi un attimino, ma io qua stasera questa storia mi ha messo un po' sotto sopra. Quindi, ecco qua. Sto facendo il montaggio, insomma, per mettere la video in linea che potrete comunque guardare in francese. Ma i messaggi principali erano proprio questi. Dovete ritrovare un equilibrio nella vostra vita, dovete accettare e liberarvene per prendere questo volo, per ritrovare l'amore, per trovare una vita equilibrata per voi, la vita che meritate, insomma. E la Trinità vi sostiene, vi protegge, c'è anche l'Arcangelo Uriel che vi protegge e che vi chiede proprio di aprirvi al mondo perché siete una persona eccezionale, che valete tanto in questo mondo e che avete il vostro posto in questo mondo e che dovete riprendervi il vostro posto in questo mondo, cari amici. Quello che vanno fatto è molto, ma molto disgustoso e soprattutto non ho parole per parlare per questi mostri perché io queste persone qua comunque faccio fatica a perdonare, ma comunque dobbiamo stare nel perdono per essere nella liberazione. Non perdonare la persona, ma perdonare ciò che è accaduto per cercare di andare avanti. La persona comunque lasciatela sta. Lasciatela sta non vale nulla. Se c'è un qualcuno che non vale niente è proprio questa persona che vi ha fatto del male. Quindi voi camminate sempre a testa alta e lasciatevi la possibilità di incontrare questa persona che vi apporterà tanto e che vi darà il gusto alla vita e che vi sentirete amata e rispettata. Cancellate la rabbia, non vivete nella rabbia perché vivendo nella rabbia vivete in questa gabbia. Dovete liberarvi da queste catene e dovete aprire la porta della vostra propria gabbia, quindi siate veri e sinceri con voi stessi, non traditevi, abbiate fiducia in voi per riprendervi il controllo della vostra vita, siate determinati. Non dovete far guidare la vostra vita da coloro che vi hanno fatto del male, coloro, singolare o anche più, ma dovete riprendervi il controllo della vostra vita, non dovete farvi mettere a ginocchio da queste persone schifosissime che vi hanno fatto soffrire. Dovete essere molto più nobili di loro, perché loro si devono vergognare, si devono sentire in colpa e non valgono nulla, ma voi valete tanto e non dovete farvi mettere a pezzi da queste persone che vi hanno comunque distrutto la vita. Pian pianino ricostruitevi, c'è chi vi tende la mano, fatevi aiutare e soprattutto accettate che possiate essere amati, accettate che valete tanto, che quello che è successo non è colpa vostra, non vergognatevene, non è a voi di vergognarvi e non fatevi, come dire, controllare la vostra vita da quello che avete subito da questo passato, perché è un qualcosa che è successo tempo fa, cari amici. Quando dico tempo fa, non è recente, è un qualcosa che è successo minimo qualche mese fa. I messaggi sono per queste persone che poi possono comunque ritornare su qualche anno, ma non è un qualcosa che è successo ieri o la settimana scorsa. Qua si parla minimo già di qualche mese e si va poi indietro. Ecco perché è un passato che dovete lasciare dietro di voi, dovete accettarlo
e dovete chiudere definitivamente questa porta e riprendere il controllo della vostra vita per avanzare, per andare verso un qualcosa di migliore, cari amici. Ritrovare un equilibrio, siate onesti e sinceri con voi stessi. Se volete vivere serenamente, pacificamente, ritrovare un po' di gioia di vivere, dovete accettare quello che è stato, non potete purtroppo cancellarlo, accettatelo, perdonate a voi se vi sentite in colpa di un qualcosa, ma voi non avete colpa di nulla. Perdonatevi il fatto che magari siete stati in questa rabbia per tutto questo tempo per ritrovare un equilibrio con voi stessi. Questi sono messaggi che vi devono aiutare a superare questa grande offesa che vi si è fatta, questo grande torto, care amiche, perché vi capisco perfettamente. Queste sono cose che neanche vorrei affrontare, ma oggi mi è arrivato così questo messaggio. E quando mi arrivano così vuol dire che io il messaggio lo devo passare. Stranamente vi ripeto che ho perso la video che ho fatto in italiano per voi, quindi probabilmente il messaggio è per la Francia e forse non dovevo raccontarvi questa storia per non farvi soffrire voi, ma io voglio comunque dirvelo perché questi messaggi possono aiutare più di una persona, poi arriverà a chi deve arrivare veramente, ma comunque questi messaggi aiutano tante persone perché non dovete mai vergognarvi di un abuso, di una violenza che avete subito, non è colpa vostra, dovete sempre rialzarvi, anche a fatica, ma rimettetevi in piedi, non lasciatevi mettere a terra da niente, da nessuno, cari amici, perché voi valete tanto, tanto, tanto e c'è sempre chi vi accetta come siete e anche se avete subito, c'è chi vi tenderà la mano e che vi donerà una vita appagata, serena, gioiosa, che vi amerà con tutto l'amore che meritate. Quindi i messaggi principali erano questi: lasciare dietro di sé la rabbia per poter realizzare il sogno di riprendersi la propria vita in mano, di guidarla voi stessi, di non aver vergogna, di non sentirvi in colpa. Valete tanto, siate nell'accettazione, aprite questa gabbia dove siete chiusi da tempo perché siete stati feriti profondamente, care amiche, lo so. Quindi dovete aprire questa gabbia per prendere il vostro volo. Se non ne avete parlato finora, parlatene e denunciate. Se invece c'è chi intorno a voi sa, fatevi aiutare e se avete bisogno di parlare, parlatene perché dovete evacuare, evacuare tutto questo male. Ma non avete vergogna, non sentitevi sporche perché non lo siete. Se ci sta qualcuno che è una grande immondizia, è coloro o colui che va fatto il male. Quindi, care amiche o cara amica in particolare, se il messaggio è anche per l'Italia o per l'Italia, ma non penso ancora una volta, fatevi forza e coraggio, riprendete fiducia nella vita, riprendete fiducia nell'amore e cercate di ricostruirvi. Quello che è stato purtroppo è stato, nessuno lo potrà cancellare, nessuno vi potrà dire mai perché è successo, ma bisogna dire che ci sono menti malati che neanche dovrebbero stare in giro. Comunque, avete subito, cercate di guarire, liberatevi da questo fardello e cercate di ricostruirvi, anche se non è facile, trovate la forza e sappiate che siete protetti dagli angeli, dagli arcangeli, dal divino. C'è la Trinità che in questo momento, per qualcuno in particolare, sta agendo, sta accanto a voi. Sentite questa forza in voi per potervi liberare, per poter evacuare questa rabbia e prendere il volo, aprire questa gabbia e prendere il volo. Allontanatevi dal luogo, dalla persona, dalle persone e ricostruitevi la vostra vita. Ci sarà un qualcuno che è molto più di un amico o di un'amica, perché comunque anche gli uomini subiscono, ma io qua sento che per una donna, perché io ho visto una donna. Quindi c'è un qualcuno che vi considera più che un'amica, probabilmente a conoscenza di ciò che avete vissuto. Voi non volete accettare probabilmente che questa relazione passi da amichevole a qualcos'altro, eppure le carte e le guide vi dicono che dovete, perché questa persona vi sosterrà tanto e vi aiuterà tanto e ritroverete la gioia di vivere, il gusto di rivivere e potete anche poi costruirvi poi una famiglia vostra. Questi erano i messaggi brevemente, se poi volete capirne un po' di più, potete anche guardare le immagini, magari si è capito un po' in francese, ma questo è veramente il principale: liberare la rabbia e riprendersi il controllo della propria vita. Siete sostenuti e per realizzare il vostro sogno, cari amiche, dovete guarire e per guarire bisogna accettare. Ecco il messaggio che
mi è stato trasmesso quest'oggi, un messaggio che a volte ci sono messaggi che preferisco non passare. Oggi, contrariamente all'ultima volta che ho fatto una lettura intuitiva in diretta in Francia, mi sono protetta molto di più perché l'ultima volta ho aperto probabilmente una piccola porticina che poi sono stata male 10 giorni. Quindi questa volta ho fatto un rituale prima di cominciare, mi sono iperprotetta e quindi ho fatto, infatti mi sento bene. E quindi questo è il messaggio che dovevo passare e l'ho passato. Cari amici, fatevi coraggio, se avete bisogno mi potete contattare perché io non faccio solo la lettura. Io il mio lavoro principale è aiutare le persone a guarire da situazioni e da relazioni emozionali dure. Aiuto le persone a sviluppare i propri doni perché aiutano gli altri, aiuto al risveglio personale e spirituale, insomma tante cose. E per questo potete contattarmi per via mail ad magicacodis1 chiocciolabbox.fr e queste sedute le faccio anche a distanza. Fatevi tanto coraggio, care amiche, cara amica, e ce la farete perché siete una roccia, perché il mostro, i mostri vi avranno solo reso più forte. Camminate a testa alta, non avete vergogna, siate fieri di voi e riprendetevi il controllo della vostra vita. Un bacione, cari amici, ciao.